Da qualche giorno, tra botta e risposta, il coordinatore regionale del PDL Giuseppe Castiglione e il sindaco di Catania Raffaele Stancanelli non si risparmiano veleni l'un l'altro. Il primo accusa il secondo di aver espresso alla stampa valutazioni errate sullo scarso successo del partito alle amministrative. E oggi, anche dopo un incontro ieri sera tra i vertici del partito, il primo cittadino torna a parlarne difendendosi dalle accuse di Castiglione, ma ammettendo: da oggi farò soltanto il sindaco. Non si è capito il contributo che volevo dare, mi asterrò da ora in poi dal dire qualsiasi frase all'interno del partito per evitare che ci fosse polemiche. Catania di tutto ha bisogno tranne che di polemiche. Devo fare ammenda, devo dire che avendo fatto un'analisi sulla situazione elettorale del PDL non ho tenuto conto, e questo faccio ammenda, del grande successo strategico che il PDL ha avuto sia a San Michele di Canzeria che a Licodia Obea. Farà il soldato muto del PDL quindi? Non faccio stato muto, faccio il sindaco di Catania. Il sindaco è l'espressione di tutti i cittadini, cerco di dare risposte concrete ai cittadini, che sono le uniche cose che i cittadini vogliono, se ne fregano delle elite tra i partiti e nei partiti. Quindi, siccome io rappresento i cittadini, mi asterrò completamente da ulteriori interventi di qualsiasi tipo. Facciano quello che vogliono, mi auguro che io non abbia ragione. Quando Castiglione dice che lei è un uomo di Lombardo? Queste sono le invettive, perché Castiglione, ecco, non voglio fare polemica, lei me le tira le cose. Io sono un uomo, ma sì, la dia, io sono un uomo di destra, lo sanno tutti, non ho mai fatto passaggi di partiti, non sono stato assessore una volta nel centro-destra, una volta nel centro-sinistra. Castiglione questo lo sa, perché lui legittimamente lo ha fatto, quindi forse non concepisce che ci siano degli uomini liberi che rimangono fedeli a se stessi ma dialogano con tutti, perché questo è il compito dei sindaci, dialogare con tutti. E forse perché la concezione della politica è quella di essere per forza al servizio di questo o di quello, il servizio può essere al servizio del suocero, al servizio di altri. Io non sono al servizio di nessuno, sono un uomo di me stesso, della destra politica, che ha questo ruolo oggi di sindaco e vuole fare il sindaco di tutti i cittadini. Presidente, dopo il botta e risposta dei giorni scorsi con il sindaco di Catania, oggi Stancanelli dice che ci sono state delle ingiurie nei suoi confronti, e comunque se il vertice del partito vuole che lui stia zitto, da oggi farà soltanto il sindaco e non parlerà più, non dirà il proprio parere. No, è giusto che lui esprima la propria opinione. Mi sembra paradossale, piuttosto che dire le cose positive, fa un attacco gratuito al coordinatore regionale, e quindi mi pare che questo botta e risposta sia stato assolutamente doveroso. Per il resto lui dovrà continuare a fare il sindaco di Catania. Noi abbiamo detto che a dicembre sarebbe giusto, d'altronde lo ha previsto anche il sindaco, che a dicembre si facciano le primarie per individuare il miglior sindaco per competere alla prossima tornata elettorale. Se noi pensiamo che l'effetto della precedente legge, quella del trascinamento delle liste rispetto al sindaco, è stato determinante per la sua elezione, invece questa volta vogliamo partire col piede giusto, vogliamo fare le primarie, e quindi noi siamo convinti che sceglieremo il candidato migliore per poter competere, per poter concorrere e soprattutto per non perdere l'amministrazione civica della città di Catania. Quindi... Lei continua a pensare intanto che Stancanelli è un uomo di Lombardo? Mi pare noi non arriviamo al ballottaggio nella città di Caltagirone per 30 voti. Se il gruppo che fa riferimento al senatore Stancanelli avesse fatto la lista piuttosto che con l'MPA, l'avesse fatto col PDL, noi saremmo al ballottaggio e probabilmente avremmo vinto l'elezione. Quindi mi pare che questo fin troppo evidente. E poi c'è una convinzione da parte del senatore Stancanelli che noi abbiamo contestato, a fronte dell'MPA che dice che vorrà costruire un'alternanza politica e un'alleanza col PD, lui continua a sostenere che noi possiamo essere alleati con l'MPA. Con l'MPA noi non saremo alleati, non lo potremo essere mai, perché l'MPA stesso ha già pensato a un'alternativa. Quindi non so. Dal caso gli consiglia di andare allora nell'MPA, perché se si vuole candidare alle primarie col PDL sostenuto dall'MPA per voi non va bene? Mi pare che l'MPA non può essere alleato del PDL.